Ieri la Procura ha inviato questo comunicato. Si vola in Colombia per interrogare Bruno Damiani. Che cosa ci si aspetta da questo interrogatorio? Ma ci si aspetta quello che ci si può aspettare da un interrogatorio nel quale l'imputato ha pur sempre la facoltà di non rispondere alle domande del pubblico ministero. Tuttavia era un atto dovuto, un atto necessario per completare un quadro investigativo complesso che è passato anche attraverso l'esame della posizione del soggetto per il quale la Procura tempestivamente chiese anche l'estradizione, proprio per consentire che l'investigazione avvenisse con pienezza di poteri e non limitata dal fatto che debba esplicarsi all'estero sotto la direzione di un magistrato che non ha condotto in prima persona le indagini, cioè il magistrato straniero al quale noi dobbiamo chiedere l'autorizzazione a porre direttamente delle domande all'indagato di nostro interesse. Quindi, L'estradizione ci sono tempi lunghi. ma adesso non so se verrà concessa perché siamo a quasi un anno dal giorno in cui questa è stata chiesta e finora non è stata ancora concessa. Però ci siamo andati noi in Colombia, la collega Volpe, e Ci è arrivata qualche notizia dalla Colombia? no. E anche se fosse arrivata, naturalmente non lo direi. Potrebbe essere per un momento di svolta, un punto di svolta per questo caso. Io non credo alle svolte improvvise, credo che l'investigazione sia una cosa seria, fatta di tanti passaggi che occorre percorrere fino in fondo con la necessaria attenzione ed accuratezza. Io mi auguro, indipendentemente da quella che sarà, come dire, la svolta, come dice lei, e comunque la messa a fuoco degli elementi sufficienti per fare delle valutazioni finali, mi auguro che il lavoro veramente incessante di tutti gli investigatori e dei magistrati di questo ufficio possa trovare finalmente uno sbocco positivo.